Ciao ragazzi, allora si è avverato quello che tutti sognavamo, cioè stiamo per avverarsi perché ancora la Juventus femminile primavera sta ancora giocando a Chiavari, non a Genova, contro l'Amicizia Lagaccio, però possiamo tranquillamente dirlo, la Juventus ha quasi tutte le squadre giovanili nelle fasi finali. È clamoroso quello soprattutto. Non me ne, quella di oggi, quella vittoria di oggi sull'Inter, dopo il 4-2 al Campo Suning, la Juventus di Mister Pedone, gli Under 17 vincono 3-1 a Vinovo. Subito doppietta, nel primo tempo è finito 1-0 dopo che la Juve aveva già avuto tante palle gol, l'ha decisa. Il primo tempo è stato deciso da un gol di Petrelli e non è Delio, non è quello del Postman, è proprio un ragazzo degli allievi che tra l'altro ha giocato anche già partite con la Primavera anche a Viareggio. E nel secondo tempo ancora Petrelli è riuscito a portare il vantaggio sul 2-0, però bisogna dire che sul secondo gol il merito principale va a Nicolò Fagioli, anche lui è debuttato già con la Primavera che ha fatto un numero sensazionale, li ha dribblati tutti e poi ha dato a Petrelli solo l'onere di buttarla dentro. E proprio Fagioli ha chiuso poi di fatto tutto con il 3-0 per l'Inter, c'è stato solo il modo, c'è stato soltanto il tempo per accorciare le distanze. Con una bellissima punizione di Esposito che ha portato il fissato risultato su 3-1, ma ovviamente non cambiava niente in virtù del 4-2 dell'andata della Juve. Insomma, Juve che vince andata e ritorno. Praticamente, a parte la partita d'andata a Milanello, dove in casa del Milan dell'Under 15, Under 15, Under 16, Under 17 le hanno vinte tutte. Quindi, veramente un arrivo alle Final Four davvero impressionante. E adesso vediamo perché la situazione si fa molto interessante. Sono tre ottime squadre, sia l'Under 15 che l'Under 16 che l'Under 17. Chiaramente il sogno di queste giovanili sarebbe di vincere uno almeno dei tre campionati, però chiaramente è difficile perché sono tutte ottime squadre. L'Under 15 giocherà col Napoli, non mi ricordo, l'Under 16 una tra Atalanta e mi sembra o Inter o Roma, adesso non mi ricordo, Genoa o Napoli, Genoa o Atalanta per l'Under 17, insomma avversari non sicuramente morbidi. Però queste squadre, insomma, secondo me queste tre squadre possono provare a far veramente, veramente bene. Sono molto soddisfatto del settore giovanile della Juve. Ripeto, chiaro, il sogno sarebbe vincere un campionato, anche perché l'ho sempre detto, vincere un campionato giovanile allunga ancora di più la stagione perché andreste a giocare poi la Supercoppa, no, di categoria e quindi, insomma, la Juve continua a giocare anche, diciamo, più avanti. Mentre invece per quanto riguarda il campionato Primavera, a proposito, tra un po' farò il video appena finirà la partita, perché purtroppo non c'è neanche una diretta testuale, quindi sto cercando, appena sovrò notizie vi farò sapere. Io ragazzi vi saluto, vi do appuntamento con i prossimi video che fortunatamente per tutta la Juventus, le giovanili della Juventus, saranno video di Final Four. Ciao!